festa della Repubblica. Continuiamo a festeggiarci 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa della Repubblica. Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quante parole si diranno in questo giorno e anche quanta retorica. Beh, io come cristiano devo dire che questi argomenti non mi appassionano molto, sono italiano, amo il mio paese, ma il fatto di questa Repubblica mica le cose vanno tanto bene. Perché? Perché già nel primo articolo della Costituzione, tanto decantata e declamata, c'è un'insidia. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Sembra una cosa molto bella, ma il Vangelo? Beh, il Vangelo, Cristo, Dio è un optional. Tu basta che sei un buon cittadino, non fai il male al prossimo, paghi le tasse, poi fai quello che ti pare. L'importante è che ti comporti bene. La salvezza della tua anima non conta. Ma chissà, la religione non conta. A quale religione appartiene, o se sei un ateo, uno scettico, non importa, basta che sei un buon cittadino, non mi va bene. Io sono un monarchico, un residuato dei monarchici. Beh, a messa sento ripetere più volte che Cristo vive e regna nei secoli dei secoli. Il futuro di questo mondo non sarà mica una democrazia, sarà una monarchia. Il monarca, il re, sarà Gesù Cristo, che si è guadagnato questo titolo sul Calvario, incoronato di spine. Devo dire che mi sento un po' a disagio in questa democrazia. E poi, parliamoci chiaro, nella tanto declamata democrazia ci hanno dato un inganno, anzi due inganni. Il primo è che ci fanno credere che noi ci governiamo. No, sappiamo bene, beh, un po' smaliziati lo siamo, che ci sono dei potentati economici che con i soldi si comprano armi e voti. E allora lo sappiamo, su, l'illusione del popolo, democrazia, governo del popolo, è una grande illusione. Marcello già è un profeta di questa terra, ha avuto profezie in assoluta controtendenza a quanto si ama ripetere in Assisi. In una di queste profezie il Signore così si esprime: perché dite pace, libertà, benessere, quando queste cose non ci sono e non potranno essere? Guerra, oppressione e fame io manderò sulle vostre nazioni. Questa profezia risale al 1995, l'anno in cui Marcello Ezechiele Ciai, questo profeta, profetizzò a chiare note il terremoto che seguì due anni dopo. Perché dite pace, libertà, benessere e siamo in clima di guerra? Anche questa profetizzata da questo profeta, ma guerra mondiale. E le nostre democrazie che fanno? Io aspetto quel re che tornerà e quando tornerà mostrerà ai vari governanti come si governa per il vero bene dei sudditi, del popolo. E qual è il vero bene? Il vero bene è la salvezza eterna. Beh, siamo nella terra di San Francesco e mi congratulo con quanti come voi sono venuti a vivere questo giorno onorando il patrono d'Italia, San Francesco, al quale l'Italia non concede nemmeno una festività civile. Ma San Francesco, nelle sue prediche, parlo del San Francesco quello vero, parlava della salvezza. Lo scopo ultimo di ogni cristiano è salvare l'anima,
entrare nel regno di Cristo, nel regno eterno dei cieli. E vi leggo a proposito di illusioni una parola delle Sacre Scritture, ve la raccomando, soprattutto a quanti di voi sono convinti che c'è una parola di Dio, la Sacra Bibbia. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Eh sì, ci sarà un regno di Dio, non una democrazia di Dio, un regno di Dio. Non illudetevi, notate questa espressione, non illudetevi, oppure non vi ingannate, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti che vanno tanto di moda, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci, erediteranno il regno di Dio. E se uno non eredita il regno di Dio, eredita il regno delle tenebre, va all'inferno. Questa è la parola di Dio, questa è la parola che San Francesco, quello vero, predicava. Allora, festa della Repubblica, beh, mi sento un po' a disagio. Io aspetto il regno dei cieli, spero di meritarmelo per la grazia di Dio, che il Signore chiuda un occhio su tante mie magagne, ma veramente quel re quando tornerà? Non ci saranno più guerre, non ci saranno più malattie, non ci sarà più inganno, ipocrisia, sopraffazione, democrazia. Il nostro Signore Gesù, quando, vi ricordate la parabola del buon pastore, mica ci fa un complimento, ci dice: voi siete in realtà delle pecore, ma siamo delle pecore prese per il naso dai media, che ci fanno credere quello che vogliono farci credere. E allora, pecore per pecore, accodiamoci a Gesù Cristo, al suo Vangelo eterno. E allora, questi eventi civili li viviamo. Se ci regalano poi un ponte, beh, siamo felici più che mai, ma viviamo con un po' di distacco, non illudendoci. Siamo sull'orlo di tempi molto severi. E poi tornerà Gesù, che è una gran bella notizia per quanti lo amano, lo temono e lo aspettano. Vieni, Signore Gesù.